E guacca a tutti ciurma e benvenuti ragiocherini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con un like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi abbiamo iniziato a sperimentare le prime meravigliose fasi di combattimento assieme ad Ashley. E ovviamente la cosa non rende le situazioni molto semplici, perché lei invece magari di mettersi a riparo si mette nei guai, si fa catturare, diventa incapacitata, insomma una rottura di coglioni. Fatto sta ragazzi che volevo fare una piccola premessa. L'ho già fatta nel video su Omori, però immagino che non tutti seguano quella serie, per cui ci tenevo a farla anche qui. Se doveste notare ragazzi che a volte sembra che io non segua i consigli che mi lasciate sotto nei commenti, non è perché ragazzi li ignoro, ma per quale motivo? Perché a volte succede che io mi metta a registrare un nuovo episodio ancor prima che l'episodio precedente venga pubblicato qui sul canale. Quindi ovviamente registrando ragazzi prima della pubblicazione non posso ovviamente sapere cosa mi scrivete nei commenti. Quindi non è che ignoro ragazzi volutamente quello che mi scrivete, anzi io vi ringrazio veramente come sempre di cuore per tutti i consigli che mi lasciate e continuate a farlo, perché comunque è importante che voi mi lasciate dei suggerimenti appunto nella sezione commenti, perché comunque sempre mi possono essere utili. E quindi questo ci tenevo a premetterlo. E ci tenevo ragazzi a dire anche un'altra piccola cosa, perché nell'ultimo episodio che ho pubblicato mi è stato scritto che ovviamente magari cercare di fare la cosa un pochettino di corsa tra virgolette può non essere tanto di aiuto alla mia run. Quindi praticamente mi è stato detto di non fare le cose troppo in fretta e furia. Il problema ragazzi è che ovviamente essendo questi video registrati vi renderete conto che io, è vero, comunque di solito cerco di andare un po' di fretta perché comunque il mio modo di giocare è così, ma dall'altro lato vi renderete pure conto ragazzi che dovendo registrare i video non ho a disposizione tantissimo tempo, per cui non posso stare un'ora, un'ora e mezza a registrare, anche se a volte è capitato a causa di difficoltà incontrate proprio nei giochi. E questo purtroppo ragazzi mi limita e quindi mi costringe molto spesso a cercare di fare le cose un po' di fretta per far sì che comunque negli episodi ci sia qualcosa da vedere, perché non posso stare a registrare un'ora, un'ora e mezza e ritrovarmi magari poi con 20 minuti di video di roba comunque valida da farvi vedere. Non so se è chiaro il concetto, però ci tenevo appunto a dirlo perché magari questo modo di giocare può farmi sembrare un pochettino superficiale, cosa che di solito non sono, non vorrei essere, ma purtroppo ovviamente il tempo limitato a disposizione che ho per registrare purtroppo spesso mi costringe a giocare un pochettino più di corsa. Per cui ragazzi, fatte queste premesse, direi di non perdere troppo tempo, di tornare quindi a giocare, anche se mi rendo perfettamente conto forse di essere tornata effettivamente un po' troppo indietro. Infatti mi sa che devo tornare di qua, se non erro, dove appunto c'è la manovella. A maggior ragione ragazzi, anzi non smettete di darmi tutti i consigli che mi date, perché sono veramente molto preziosi per me e perché a volte io manco magari mi rendo conto di alcune cose. Per esempio qualcuno di voi mi ha suggerito di comprare un'altra pistola che può essere un pochettino ad esempio più efficace, quindi vi renderete conto ragazzi che i vostri suggerimenti sono assolutamente fondamentali per me. Allora, per esempio ragazzi, mi è stato suggerito di tornare di qua perché a quanto pare mi sono persa un paio di strade che effettivamente potrebbero essere utili. Ad esempio, ah vabbè, qua c'è il tesoro e vabbè, quello non lo possiamo prendere. Per cui, per esempio, se provo a scendere, qua non ci sono stata. Mi sa proprio di no, mi sa proprio di no, perché ragazzi, vedete, io mi sono fatta tutta la strada a ritroso come una deficiente, invece la manovella stava... Stava proprio qua. Ah, mo pure le vecchie. No, no, etta, te pareva. No, guarda, chi prima la vede se la piglia, scusate, ma non ho capito. Mo fatemi un favore, salta. Oddio, terribile. No, raga. Allora, questa situazione può essere più spinosa di quello che penso, in effetti.
Ok, mi devo ricordare di poter usare il parry, ragazzi, tra l'altro. E mo cominciamo, State buoni perché è appena iniziata questa situazione di merda. È appena iniziata. Io voglio tanto ridere. Perché vedete, ragazzi, probabilmente queste situazioni del cazzo che mi fanno perdere tanto tempo mi costringeranno a pubblicare video che durano tipo 20 minuti. Veramente fantastico e meraviglioso. Per cui scendiamo di nuovo. Mi sa che è il caso di dire ad Ashley di nascondersi, visto che ne abbiamo la possibilità. Direi di saltare il firmato e direi di dire ad Ashley di nascondersi. Vai là dentro, vai. Fa la brava bambina. Poi saltate in aria, per favore, che fate un favore. Esattamente, all'intera umanità, capite? Io non voglio saltare in aria insieme a voi, quindi facciamo un po' così, un po' boom 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 e un po' parapum parapà. Non lo so, vabbè, quello che è, insomma. Vabbè, saltate in aria di nuovo. Magari, che avete già rotto un po' tre quarti dei palle. Minchia, vi sparo nelle gonne, Dio santissimo. No, ragazzi, allora, oddio. Io penso che mi troverò parecchio in difficoltà con questi, combattimenti terribili. Anche perché, come sempre, cioè, regà, arrivano tipo 3 miliardi di nemici. Ma tipo 3 miliardi è una cosa veramente allucinante questa. Veramente allucinante. Perché ne ho fatto fuori uno con un colpo in gola. No, te pareva la festa di tua sorella. Allora, niente, devo essere un po' più pratica pure con questo, ragazzi, perché a volte, come possiamo vedere, ti può salvare la vita sta cosa qua, eh. Dimmi che è morta, te prego. No, no, non mi dica che si sta trasformando in quello schifo. Oddio, eccola, questa è un'altra cosa che proprio odio, quando mi danno fuoco. Dio santo. E dai, boom! Doppio colpo. Ha colpito l'altro, ha colpito suo fratello. Ok, pure tu fuori dai coglioni, grazie. Oddio, sento dei rumori bruttissimi, accecante, fortissima, grazie. Che può essere veramente molto utile contro queste plagas di schifo. Ecco, poi quando non ne è più, quello è un altro paio di maniche, insomma. Ecco, oddio. Meglio allontanarsi prima di fare la fine terribile. Ecco, che sto per fare, perché tanto continuano ad entrare, ragazzi. Ho un solo spray medico. Veramente fantastico, grandioso. Ecco. Allora, munizioni fucile, grazie. Possono essere molto utili in questo esatto momento. E direi di ricaricare il prima possibile. Continuiamo a girare in tondo come imbecilli nel frattempo. Minchia, sta vecchia di merda però, che cazzo. Non mi colpire, non mi toccare, non mi... No, vabbè, raga, ciao. Ciao, ciao. No, 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 raga. No, no. No, 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 no. Questa situazione è una merda, ma veramente una merda. Oh, sicuramente le teste di queste merde sono più facili da colpire perché sono un po' più grandi, diciamo così, ma tu puoi morire, grazie, o non stavi morendo. Non mi dare fuoco, che... ecco, fatto. Mi sono data fuoco da sola, veramente... ancora? Ah, c'è uno spray medico, tra l'altro, qua. Ancora, e basta. Non vi siete rotti pure voi i coglioni di venirmi a rompere i coglioni? Cioè, dico io, continuo a prendere fuoco, ragazzi. Oh, ok, la manovella l'abbiamo recuperata. Il problema adesso... Ashley, chi cazzo ti ha detto di uscire? Io non le ho detto di uscire. Lei esce da sola perché le va così. Oddio, si è incavolato. Ashley, tu puta madre! Ma perché cazzo ti metti in mezzo ai coglioni? No, vabbè, raga, di che stiamo parlando? Io le avevo detto di restare nell'armadietto. Io non l'ho chiamata. Eh sì, con calma, con calma. Oddio. Mamma mia, ditemi che ho finito, vi prego. Anche se la musica, la che continua, non è affatto incoraggiante. Non le posso più dire di nascondersi, tra l'altro. È davvero fantastico. Va bene, allora, chi altro deve... vabbè, c'è sta Crick e Croc qua fuori. No, no! Oddio, mo bio fuoco però. No, tu stai fuori, rimani lì. Oddio, rimani lì! Ehi, mi fate respirare?
Ce l'abbiamo fatta? Wow, chi l'avrebbe mai detto, ragazzi? Chi l'avrebbe mai detto? Sono morta solo una volta, incredibile, non l'avrei mai pensato, veramente. Allora, vediamo un po' com'è la situa qua fuori. Che abbiamo qua? Allora, aspettate, ragazzi, perché forse c'era anche un'altra piccola strada che posso vedere di qua. Allora, perché di qua si scendeva, ma io non so se sono andata di qua effettivamente. Sì, forse ci sono. Ah, no, forse no, non ci sono andata perché questi non li avevo spaccati, in effetti, però. Vabbè, non è che mi restano tutta sta gran cosa, in effetti, ma vabbè, in dettaglio. Apriamo pure la porta da qui, perfetto. Allora, qua ci sono munizioni fucile. Ma com'è che me le perdo, ste robe che possono essere tanto utili, dico io, Dio santo. Va bene, allora direi di andare a mettere sta manovella. Io, ragazzi, vi chiedo scusa in anticipo se mi sono persa qualcosa sul cammino, però poi sapete com'è, ragazzi. Poi ognuno gioca la sua run, ognuno ha la sua partita, ognuno fa i suoi sbagli e fa le sue cose giuste. Quindi infiliamo sta benedetta manovella. E Stai bene? andiamo. Sì, sto bene. Credo. Non che a noi ci Te la sei interessi più cavata di bene. tanto. A fare Chissà cosa? che A sei abituata a scappare da fare dei chi che si danni. mette in mezzo ai coglioni a farsi Non sarà un picchiare? complimento. Non è un complimento, ti sta solo a pia per il culo, dai, su. Perfetto, adesso possiamo procedere. Adesso sì che possiamo procedere. Non vedo l'ora di portarmi appresso Ashley in mezzo a sto covo dei mostri. E proprio era il sogno della mia vita. Io sono entrata in polizia per fare sta cosa qua. Recuperare questa coglioncella dalle mani di mostri mutanti. Va bene, le granate pure sempre mi piacciono. Sono una cosa meravigliosa. Quindi, oh, ci infiliamo in questa casa baraccosa. E raccogliamo sta roba. Allora, che mi stiano dando tutte queste munizioni, non credo che sia un gran segnale, se la vogliamo dire tutta, ma vabbè, per quanto mi faccia paura l'idea, direi di andare. Andiamo, Ashley, muovi le chiappe. Cosa abbiamo qua? Polvere da sparo. Allora, sembrerebbe non esserci altro, per cui mi sa che possiamo procedere adesso. Va bene, andiamo, andiamo, andiamo. Bene, andiamo. Ok. Te pareva! Oh, non l'ha segnale, non l'ha neanche sentito, mi sa Leon, guarda. Adesso si fa una grassa risata. Che mi guardi non è che mi aiuti. Richiede purificazione. Guardi che. Oh. Vieni, figlia mia. Ashley, scappa! No. Mi sa che scappa dagli abitanti del villaggio. Quindi non basta il gigantone. Ci devono sta pure questi che rompono il cazzo, ovviamente. Quindi mi sa che questi li one shot forse per Non questioni di pensare a comodità. loro. Muoviti, cazzo, muoviti. Mamma, oddio. Va bene, su, via, 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 via. Non titubare, non indugiare. Muoviti, muoviti, muoviti. Oddio, mamma mia, regà, che ansia. No, io non le posso fare queste cose ansiogene. Ecco qua, è saltato in aria tutto. Ma tu guarda un po'. Ma tu guarda un po', vieni di qua, Ashley. Andiamocene, via. Non aspettiamo. Tutto Ma ok. che ca... Ma che testa di minchia, però, eh. Te pa... Dobbiamo Eppa, andare. che... No, non ci credo. Un'ottima mossa, lì. Così di sicuro il piede si Ok, libera. corri. Grazie, minchia. Salvi per il rotto Per un della filo. cuffia. Spero non se la prenda, buon uomo. Ma abbiamo faccende più importanti da sbrigare in America. Lei deve solo tornare a fare la fila in presidente. Quindi, sa, fare un cazzo dalla mattina alla sera, roba del genere. Spendere i soldi di Papino. E vabbè, a lui non importa una sega, probabilmente. Ma. Ascoltami, è te che vuole. Se lo incontriamo di nuovo, scappa. Tu che farai? Farò il mio Mi lavoro. gratto la rogna come sempre, come da 100 anni a sta parte praticamente.
Va bene, fantastico, andiamo. Allora, carissimo Eustici, si rivede. Benvenuto. Ciao caro. Allora, quello che mi avete consigliato è appunto di comprare la Red 9, se non erro. Visto che ci siamo abbastanza a pesetas, direi che quasi quasi sono tentata. Direi che sono tentata, va bene, dai. Ok ragazzi, vendiamo ovviamente quindi quest'altra pistola. Tanto mi avete detto che appunto usa le stesse identiche munizioni, quindi per questo ripeto che i vostri consigli sono importantissimi. E tra l'altro posso combinare, ragazzi, questo affare con queste gemme qua. Solo che me ne servirebbe un'altra rettangolare. Aspetta, ce l'ho? Non sto capendo un cazzo. Che due? Ok sì, me ne servirebbe un'altra rettangolare che attualmente non ho, quindi per ora direi di non vendere un cavolo. Salvo ovviamente la partita e direi che possiamo proseguire per la nostra strada. Ashley, vedi di risvegliarti un pochettino. Oddio, che è sto posto? Piantina rossa. Vedi di calmarti te però, che sto costruendo. Ecco, gigantone, se volevi la... la mia attenzione ce l'hai tutta, quindi la tua voglio che esistenza è inutile. Abbandona il tuo corpo al volere del nostro Dio. Certo. Come missionario fai schifo. Lo sai, no? Peccato che stia sprecando i colpi, io non onnipotente. Donami la forza. Grosso come sei li schiacci di sicuro, però non schiacciarmi le palle a me, te prego. Ashley, scappa! Va bene. Mi sembra tanto una rincoglionita, ragazzi, questa. Badaboom, bitch. Mazza. Dio, ti ringrazio per il tuo dono. Fare sul serio? Oh, 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 Gesù, Giuseppe, pure Maria. Allora, ragazzi, questa la vedo ma male, male, male. Ah, malissimissimo. Con calma, Leon. Con calma. Ok, posso schivarli sti colpi. Questa è una buona, ottima notizia. Ma devo cercare di evitarlo il più possibile. Oddio, raga. È terribile. Cioè, assolutamente terribile, va bene? A parte l'aspetto raccapricciante dell'amico Fritz qua. Ma no, no. No, no, è perché mi ribello. Cioè, amico, dai, te me vuoi strappare via l'anima? Che cosa dovrei fare? Ah, io sono miserabile, ma te sei visto? Mi sa che non te sei visto allo specchio negli ultimi 15 anni, probabilmente. O quanti? No, no, no. Almeno 30 anni, forse. Ah, ecco, potevo parriare e me la sono giocata malissimo. Ma proprio malissimo. Ok, perfetto. Oh, ma c'ha l'occhio là dietro, che schifo. L'occhio della madre. Ah, te faccio te rendo ciechissimo, guarda, va bene. Oddio. E io sono eretico. Ma io continuo a dire, cioè ragazzi, non vi rendete conto di quello che dite, non siete lucidi. Cioè, oddio che stai a fa. Pure. Pure. Ma la granata accecante funziona su di lui, scusate. Ah, ma funziona come? Che se ne fa schienare, raga, ma troppo schifo. No, non ce la posso fare. Adesso sembra ancora di più un insetto. No. Con le zampette che si muovono. È terrificante. Oddio, sto andando a fuoco. È terrificante, cazzo. Che cosa ho colpito? Lui ha colpito me, questo poco ma sicuro. E non ho cure. Ah, le notizie. Sì, infatti, guarda, non è che ho perso tanto tempo a bruciare fra le fiamme. Fatto sta che una miscelina mi sa che mi serve anche subito, ragazzi. Oddio, bello de casa, però una calmata. Oddio, una calmata. Oddio. No, raga, è terribile.
È terribile! Come cazzo lo evito? Come lo evito? Se non posso schivarlo! Non me lo fa schivare! Come cazzo lo evito? Vabbè, intanto vado pure a fuoco. No, vabbè, raga, parliamone. Proviamo a salire di nuovo, ma la vedo male, ma proprio male. Sì, con calma, Leon, Lui proprio... ecco qua, te non ci mancava che venisse di qua. Ma gli sta a fare qualcosa? Ma il volere di tua madre. Non t'avvicinà. Mi fai troppo senso. Non t'avvicinà, t'ho detto, vattene. Vattine. Oddio, che sta per fa? Oddio, una cosa terribile sta per fa, di sicuro. Oddio, dove vai? Mamma mia, ragazzi, è troppo veloce sto schifo. Troppo veloce. Io c'ho una mira di merda, una mira terribile. Dio, schiacciano con la tua furia. Ma perché mi dovrebbe voler schiacciare a me? Perde tempo con me, non capisco. Esplodi. Questo mi piace. Questo mi piace. Intanto che Leon ricarica, io mi creerei un'altra miscelina di piante, perché la situazione salute è un po' greve, direi. Il punto è che greve proprio tutto. Oddio, sta arrivando qua più cattivo che mai. Infatti, ma tu guarda un po'. Attento quando agiti quelle cose. Pensi davvero? No, Leon, chi cazzo ti ha detto di scendere? Puttana miseria, muoviti. Oddio, ragazzi, oddio, ragazzi, oddio, ragazzi. È tutto terribile. Io continuerò a ripeterlo in eterno. È tutto terribile. Oddio, ecco, tipo questo. È terribile. Ok, almeno qua sopra posso cercare di evitarlo il più possibile, quella roba. Ma lo colpisco almeno? Cioè, faccio qualcosa. Sei a corto di idee? Non so manco se gli sto facendo qualcosa. Ecco, non c'ho più colpi. Intanto non lo posso più sapere. Ecco qua, arriva. Oddio. Sì, però tocca a noi, tocca a noi, tocca a noi. Muovite, 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 muovite. Nell'occhio. Nell'occhio. Cazzo. Io in effetti non mi confesso da almeno... non lo so, ragazzi. Sì, 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 io morirò. Io spero che anche tu morirai. Cioè, molto presto, però prima di me. Sì. Bello che gli ho interrotto la frase. Era incazzatissimo e l'ho fatto esplodere. Non ho più colpi manco per la pistola. Ragazzi, forse mi posso creare qualcosa. Non lo so, sinceramente. Oddio, meglio muoversi. Oddio, che cosa terribile. Veramente terribile. No, per la pistola non mi posso creare una ceppa. Manco per il fucile. Solo per la carabina. E dovrò affidare la mia mira di merda da lontano. Veramente fantastico. Sì, mamma mia, raga, i tempi infiniti per ricaricare. Oh, cazzo. Scusa, bello, scusa, bello. Casa! Oddio, viene cattivissimo fino a qua. Oddio, no, dai. No, no, vabbè, raga, non ce la posso fare. Cioè, con l'arma così a distanza che continua a muoversi come uno stronzo. Ok, almeno questo, ma è comunque infinita sta storia, eh. È la storia infinita e io non posso crearmi altre munizioni del cavolo. Io non ho parole, ragazzi. E qua, oddio! No, vabbè, no, 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 no. Non mi posso curare. Mi rimane il lanciafrecce. Non c'ho cure, non posso fare un cazzo di niente. Non posso fare un cavolo. È tristissima come cosa, ma è così. E non penso di riuscire, quindi temo che dovrò rifare tutto, tra l'altro. Temo proprio che dovrò rifare tutto, ragazzi. Che divertente, davvero divertentissimo. Yeah.
No, ragazzi. Ah, chissà da quanto tempo che non sono stata a vedere. Tra l'altro che mi si è interrotta la registrazione della facecam. Ma io penso di avere avuto un culo. Leon! Ragazzi, che rimarrà registrato perché ho avuto un culo tipo enorme, immenso, perché mi ha lanciato le travi infuocate. Leon, che io avevo tanto di vita così, gli ho sparato una freccia completamente a caso, che è stato il colpo di grazia. È stato il colpo di grazia, ragazzi. I miei omaggi al tuo e amico. Mi porto l'occhio finto, mi porto. Sì, ma da dove minchia esco? Ah, di qua. Ehi, fai presto. Eh sì, non è che tengo ad arrostire, eh. Leon, sento. Cioè, ragazzi, è stata una cosa epoca. Sì, epoca, epocale. Assolutamente epica. Cioè, mi sono salvata per non lo so quale grazia divina. Almeno non l'ho dovuto rifare. Che spiritosa, non c'è di che. Quante grazie. Volte ti salvo il culo? Faccia da minchia, da minchiona. Te sto mai tutte le volte a rivedere. Non c'è di che, non c'è di che. Attenzione. Andiamo. Sì, fatto sta che io sto tipo morendo. Non mi trasformerò in... Oh, non me rompo per cazzo queste questioni sentimentali. Perché non c'ho tempo da perdere, con le tue baggianate. Sono stata iniettata pure io con quella merda. Te lo devo ricordare. Eppure non sto tutto il tempo a frignare. Rompi balle. Rompi balle. Oddio, mo mi devo portare sto senso di ansia. Chissà fino a quando. Tra l'altro non ho munizioni, non ho una ceppa di niente, ragazzi. Non c'ho più niente. Va bene, più niente. Che succede? Che vuoi che ne sappia io? Ne so quanto te, Dio santo. Beh, ora siamo certi che non ci seguiranno. E certo, perché andiamo. Quelli che già stanno qua dentro non contano, vero? E qua finisce il capitolo, immagino. Ovviamente sì, ragazzi, ovviamente sì. Qua finisce il capitolo, io ovviamente salvo i miei progressi qua. Hola, qui è Luis. Siete ancora in giro? No, sono tornata a casa. Andare a casa, tempo. Ashley ci teneva a vedere il castello. Perfetto, perché ho un regalo da darvi. Una medicina che frena lo sviluppo del vostro problema. Dove andiamo? Vediamo. Nel cortile interno del castello. Incontriamoci lì. Ciao. Ciao, ciao, Luis. Ciao, ciao. Bene, Ashley. Luis ha detto che... Ho capito. Andiamo allora, no? Mo mi mette pure la furia. Cioè, ma questa... Questa mi comanda troppo. Non mi piace sta cosa. Comunque, allora... Dei nuovi articoli, straniero. Ecco qua. Non ti deluderò. Allora, ragazzi, qua c'è Eusti. Io direi che riprendiamo un attimino a seguire il senso dei capitoli, tra virgolette. Nel senso che adesso è appena iniziato il capitolo 7. Quindi direi, ragazzi, allora, che per oggi ci fermiamo qua. Comunque qualcosa di utile, finalmente sono riuscita a farlo. Non sono morta troppe volte, grazie al cielo. E quindi, ovviamente, ragazzi, come sempre, aspetto altri pareri, vostri suggerimenti qua sotto in commento. Quindi se mi volete suggerire, ragazzi, di comprare qualche arma, vendere qualcosa, insomma, qualche trucchetto che magari a me non viene in mente, ovviamente. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!